la nautica non pecca un po' in innovazione, nel senso che negli anni non ha fatto particolare evoluzione dal punto di vista degli scafi, delle linee d'acqua, dell'efficienza. L'elettrico porta inevitabilmente a questo. L'elettrico ti obbliga a ragionare in termini di prestazioni, efficienza. Esempio, uno scafo dislocante è perfetto oggi per la nautica perché ti permette con un pacco di batterie ridotto e a una velocità di crociera di 5 nodi che io definisco da gozzo di avere un'autonomia per tutto il giorno. La nautica elettrica oggi è già matura dal punto di vista appunto delle autonomie, anche dal punto di vista dei costi, che sono sì superiori all'endotermico, però comparabili e compatibili se si tiene conto dei costi della benzina, del diesel, delle manutenzioni, come nelle auto. Il peso della batteria dipende come ragioniamo. Con le nuove tecnologie oggi no, se noi ragioniamo con la batteria piombo gel, quindi la vecchia tecnologia sì, perché io per avere 10 kWh di batteria dovevo avere 200-300 kg di batteria. Oggi con 10 kWh di batteria al litio ferrofosfato ho tipo 60-70 kg, quindi non ha granché senso. Ovvio che se io penso a uno yacht di grandi dimensioni il pacco batterie sarà proporzionale, ma come sono proporzionali i motori endotermici, proporzionali al serbatoio, è tutto relativo.